Ecco cosa ne pensa Tommaso Zorzi del caro affitti a Milano. Sto seguendo un attimo la polemica degli affitti cari a Milano. E, cioè, il problema secondo me, raga, non sono tanto che gli affitti sono cari. Il problema è che i prezzi delle case sono cari. Cioè, io ho appena comprato 2 appartamenti, quindi per affittarli, quindi parlo proprio con cognizione di causa. Cioè, se uno paga le case quello che le paga, poi è ovvio che deve mettere in affitto a tanto, se no non rientri dell'investimento. Cioè, il problema non sono gli affitti, sono i prezzi. Se uno pagasse le case meno, ovviamente l'affitterebbe meno. Se uno strapaga le case, purtroppo poi deve far strapagare gli affitti, se no non crollerebbe il sistema. Cioè, il business non sta più in piedi se uno lo fa come me per affittarle. Se i prezzi delle case tipo sono, mettete, a 8.000 euro al metro, uno come fa a affittarla a 800 euro un bilocale? Cioè, lo devi affittare a 1.600, lo devi affittare a 1.800. Se no non rientri mai. E comunque affittandolo a 1.800 lo affitti in 6 secondi. Quindi la gente comunque è disponibile, è disposta a spendere cifre che mi rendo conto siano esorbitanti per vivere in determinate zone a Milano. Ma ripeto, perché i prezzi delle case sono folli, ma i prezzi delle case per d'acquisto, quindi tutto poi di conseguenza. Se voi fate un giro su immobiliare.it trovate appartamenti di 25 metri quadri tipo in zona Porta Venezia al piano terra a 200.000 euro, probabilmente anche da ristrutturare. Se tu quell'appartamento lo vuoi comprare per fare un investimento e affittarlo, a quanto lo affitti? Lo affitti a 900.000 euro più spese, perché se no non rientri tu. Io sono in affitto in questa casa e mi piacerebbe pagare molto di meno di quello che pago, perché strapago. Quindi io sono sia un affittuario che uno che affitta, cioè ho entrambi i lati della medaglia. Però purtroppo, ragazzi, se uno paga un bilocale, cioè se uno ti vende un bilocale a 500.000 euro, cioè non puoi pensare che quel bilocale vada sul mercato in affitto a 800 euro al mese. Cioè, non sta in piedi l'operazione, non so come dire. Cioè, ve lo dico anche mio malgrado, perché io qua pago un affitto folle. Quello che secondo me lo Stato dovrebbe fare, specialmente per le categorie di persone che non hanno un reddito, tipo gli studenti, è sovvenzionare una parte dell'affitto, aiutarli proprio mettendo il grano, perché la risolvi solo così. Non scenderanno mai i prezzi degli affitti a Milano, cioè non sono mai scesi negli ultimi 20 anni, non inizieranno sicuramente oggi. Eccomi, raga, ho fatto la barba nel frattempo. Ovviamente il mio discorso è relativo agli appartamenti, perché è il mercato che conosco io. Poi se c'è gente che in una stanza mette 8 letti e gli affitta 600 euro a letto, cioè, lo trovo disgustoso. Cioè, lo trovo, come dire, speculare un po' sulla disperazione delle persone. Questo è un altro discorso. Io parlo di appartamenti, ecco, ci tenevo a specificare. Adesso chiudo, però, per non parlare della questione mutui. Perché io da quando ho acquistato le case ad oggi il mutuo è praticamente raddoppiato. Cioè, anche questo influisce poi sul mercato, perché se uno paga 1.200 euro di mutuo all'inizio e dopo 8 mesi ne paga 2.000, capisci che diventa complicato. Se questo video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale.